cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi perché riprendono in data odierna appunto le consultazioni. Il primo gruppo di oggi è Europeisti, Centro Democratico del Senato, la cui delegazione è composta da Riccardo Antonio Merlo, Andrea Causin e Gregorio De Falco. Anche Silvio Berlusconi questa mattina è arrivato a Roma, l'ex Premier guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni proprio con Mario Draghi. Gentiloni invece ha detto: sono sicuro che Draghi userà la sua straordinaria esperienza e la forte leadership per far accadere le cose giuste. L'ex presidente della Banca Centrale Europea conosce benissimo i colli di bottiglie, le difficoltà, le sfide inerenti che sono necessarie a far avanzare le riforme in Italia, ha osservato Gentiloni. Ha perso la vita Franco Marini, a 87 anni, è deceduto in mattinata l'ex segretario generale della CISL, presidente del Senato, nonché ministro del lavoro e segretario del Partito Popolare Italiano ed europarlamentare. È deceduto a causa delle complicazioni Covid che aveva contratto negli ultimi mesi. Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni, ha commentato Dario Franceschini, uno degli artefici della nascita dell'Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio ha impedito che il partito potesse scivolare a destra, ha concluso il ministro. Io perdo un maestro, un padre e soprattutto un amico. Casi Covid nazionali sono 7.970 i nuovi positivi riscontrati sul territorio nazionale, secondo quelli che sono i dati diramati, come di consueto, dal Ministero della Salute. I tamponi processati sono stati 144.270, i deceduti 307, a fronte invece dei 270 della giornata precedente. Sul punto si è espresso anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, che sul suo profilo Facebook ha detto: c'è bisogno di massima prudenza su tutto il territorio nazionale, non bisogna assolutamente vanificare quelli che sono stati i progressi delle ultime settimane, che sono il risultato dei sacrifici che abbiamo fatto finora. La zona gialla non vuol dire scampato pericolo, il virus continua a circolare e il rischio è alto, soprattutto per via delle varianti che stanno appunto circolando nel paese. Non è possibile, ha concluso Speranza, scherzare con il fuoco. Bollettino Covid che è arrivato anche per quanto riguarda la Regione Campania. I positivi del giorno sono stati 1.189, di cui 55 sintomatiche. I tamponi sono stati 9.555, di cui 553 antigenici, per un tasso di positività che è risalito nuovamente al 13%. I deceduti sono stati 13, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri, per un totale dei deceduti da inizio periodo pandemico di 3.904. I guariti invece sono stati 940 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, ci sono 656 posti di terapia intensiva e ne sono occupati 110, mentre invece per quanto concerne la degenza ordinaria sono 3.160 i posti a disposizione della Regione, 1.542 ne sono occupati. Intanto in data odierna è previsto l'incontro proprio dell'unità di crisi della Regione per decidere se applicare o meno delle nuove restrizioni per quanto riguarda l'ambiente scolastico. Si farà il punto sui contagi e per dare indicazioni proprio su nuove iniziative da prendere, visto quello che è l'aumento dei contagi nelle ultime 24 ore. Sono stati 31 i nuovi alunni positivi, mentre invece 6 i docenti. A Chiaia, San Ferdinando e Posillipo ci sono 6 scolari della scuola dell'infanzia contagiati dal virus e 2 studenti della scuola media, ma anche un docente di scuola primaria, 2 di scuola secondaria di secondo grado e un lavoratore non docente che opera all'interno della scuola media.
generano preoccupazione. Le varianti del Covid, è stato però realizzato un test rapido che in sole 2 ore permette di identificare quelle che sono le 3 varianti del virus del Covid nel nostro paese, che a fine febbraio potrebbero essere a disposizione di tutti i laboratori che analizzano i tamponi molecolari. È uno strumento importante che consente di fare un primo screening sui tamponi risultati positivi al Covid. È comunque poi necessario il sequenziamento del materiale genetico del virus, sia per avere la conferma definitiva, sia per individuare nuove varianti rispetto a quella inglese, brasiliana e sudafricana. Lo ha detto il virologo Francesco Broccolo dell'Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio CERBA di Milano. Ha detto che ogni variante ha una modalità che la contraddistingue ed è dunque possibile individuarle andando a cercare direttamente queste caratteristiche già prima del sequenziamento. Ad esempio, la sonda specializzata nel ricercare la variante inglese rileva la mutazione 6970 e 501, mentre le varianti brasiliane e sudafricane sono rilevate dalla sonda che rileva la mutazione 484 del gene S della proteina Spike. Questa tecnica, ha detto Broccolo, può essere facilmente disponibile in tutti i laboratori, sia con il kit già validato, sia con reagenti e sonde disegnati homemade, purché naturalmente siano sottoposti ad una validazione da parte di quelli che sono i laboratori di riferimento regionali. Per questo, ha concluso, è uno strumento che potrebbe contribuire ad accelerare quella che è la ricerca delle varianti che insistono sul nostro territorio. Ci spostiamo ora ad Avellino, consueto punto della situazione tra il contagio Covid e il caos nelle scuole, attraverso le parole del sindaco locale Gianluca Festa. Lo ascoltiamo. Non mi è piaciuta come è andata la serata di sabato. Io comprendo che chiaramente spesso ci possa essere anche la voglia di uscire fuori di casa. Capisco, insomma, a volte anche l'esigenza, il piacere di stare con gli amici, di ritrovarsi, però non posso più immaginare di poter tollerare alcune scene a cui ho assistito durante il weekend. Ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo, stiamo facendo grandi sacrifici. Tutti, tutta la comunità, io lo rivendico sempre. Noi ci stiamo comportando bene. È vero che è un anno, io lo comprendo, guardate. Io comprendo che da un anno che tutti insieme stiamo soffrendo. Io comprendo che da un anno che abbiamo affrontato privazioni, difficoltà, abbiamo per certi versi anche cambiato le nostre vite. Abbiamo dovuto cambiare abitudini, frequentazioni, abbiamo dovuto rivedere i nostri hobby, abbiamo dovuto rivedere molte cose del nostro quotidiano. Però, visto che siamo a un passo dalla risoluzione del problema e visto che fino ad oggi la città comunque ha risposto bene, anche a questa seconda ondata che per certi versi ci ha portato più tristezza, le morti che abbiamo registrato in questa seconda fase non le abbiamo per fortuna dovuto contare nella fase che ci sembrava la più acuta. Invece in questa fase noi stiamo registrando sicuramente la perdita di molti nostri, almeno numericamente parlando, negli stessi termini nel periodo da febbraio a maggio. Abbiamo avuto sicuramente in generale anche più casi perché abbiamo avuto molte meno restrizioni. Però nel complesso la città sta rispondendo bene, pian piano abbiamo recuperato qualche nostra abitudine. Al momento, e veniamo anche un po' alla vicenda che sicuramente sta molto a cuore alla maggior parte dei genitori, al momento non abbiamo le condizioni, per fortuna, per chiudere le scuole. Parlo di scuole dell'infanzia, elementari e medie. Ora un fatto di cronaca, un pluripregiudicato di 62 anni di Napoli, residente a Trento la Lucenta nel Casertano, noto per contrabbando, ricettazione, truffa e reato economico finanziario, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza partenopea. L'operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego e ha permesso
di fermare in prossimità del casello autostradale di Torre Annunziata Nord un furgone che avanzava a velocità sostenuta. L'ispezione del veicolo è stato, tramite l'ispezione è stato scoperto nel vano, sistemato in diversi teli di plastica nero, un carico di sigarette del marchio Chesterfield, tutte di contrabbando. In totale sono stati sequestrati 440 kg di sigarette. Zaini con quaderni, penne, colori e album da disegno sono stati donati dalla Fondazione Strakan Rodinò a 30 bambini e ragazzi ospiti di case famiglie a Napoli. Un piccolo ma sicuramente importante gesto in questo periodo particolarmente delicato per l'istruzione, soprattutto per chi ha meno possibilità. Per altri 15 ragazzi ipovedenti saranno invece regalati dei giochi inclusivi per affrontare al meglio questa pandemia. Sentiamo sul punto le voci dei protagonisti. La Fondazione Istituto Strakan Rodinò ha deciso in questo momento così nefasto, così complicato, di dare un piccolo contributo a bambini e ragazzi ospitati da casa e famiglia, proprio per all'interno degli zainetti che sono stati donati poi da un amico del Comune di Napoli. All'interno noi abbiamo acquistato quaderni, squadrette, pastelli, penne, album da disegno, tutto l'occorrente perché questi nostri amici con meno possibilità possano concludere al meglio il loro anno scolastico. Le case d'accoglienza, le case famiglia e naturalmente le comunità per minori costituiscono una realtà che intercetta molta della difficoltà del disagio e della povertà educativa, difficoltà e disagio che non può che aumentare in tempi di pandemia. Quindi un dono, un'attenzione, uno sguardo su questa utenza particolare è sintomo di grandissima sensibilità da parte della Fondazione. Con una importante iniziativa di solidarietà che viene da una cartolibreria importante di un quartiere di Napoli, abbiamo messo in rete delle istituzioni importanti per rispondere a dei diritti, quelli dell'istruzione e dell'infanzia, che in questo momento devono ancor più diventare prioritari nella nostra battaglia al coronavirus, ma soprattutto nel nostro ricostruire insieme le nostre città dopo questo trauma così profondo. Vuole essere soltanto un piccolissimo contributo e allo stesso modo invece per 15 ragazzi non vedenti ed ipovedenti regaleremo dei giochi molto inclusivi con cui possono giocare anche con i loro fratellini, con i loro amichetti, e sperando di uscire presto da questa pandemia. A Caserta l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico sul territorio con riferimento alla giornata di lunedì 8 gennaio. Per il secondo giorno di fila non si registrano vittime, ma sale in maniera preoccupante il tasso di incidenza con 102 nuovi positivi a fronte di soli 765 tamponi processati. Il tasso di positività è risalito fino al 13,3%. I guariti sono stati 139. Maddaloni continua ad essere in cima tra tutti i 104 comuni della provincia per numero di casi attivi con 223 positivi, seguita da Caserta con 217 e da San Felice a Cancello con 177. La missione per rendere la scienza più inclusiva sarà al centro dell'evento cittadino per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, organizzato dalla sezione locale dell'Associazione Donne Giuriste Italia e dall'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del CNR di Napoli. Tutta online a causa della pandemia, l'iniziativa che si svolgerà il prossimo giovedì 11 febbraio a partire dalle ore 16, che partirà dal tema che l'ONU ha stabilito per la giornata del 2021, ovvero scienziati in prima linea nella lotta contro il coronavirus, raccontando la scienza al femminile grazie all'intervento di numerose ospiti dal mondo dell'università e della ricerca. Ascoltiamo Anna Di Mauro, la presidente AGGI di Caserta. L'AGGI sezione Caserta, insieme al CNR di Napoli, l'11 febbraio, giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, organizza con il liceo Manzoni di Caserta un bellissimo incontro dedicato ai ragazzi nell'ambito della scienza più inclusiva.
Gli interventi saranno proprio delle ricercatrici del CNR che racconteranno l'esperienza di donne scienziato del presente e del passato. In più ci sarà la testimonianza di una professoressa top scientist dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. L'ADG Caserta parlerà dell'educazione come progetto la parità di genere nell'ambito sia della normativa comunitaria sia della normativa internazionale in ossequio alle direttive dell'UNESCO, che vogliono capire perché al fronte di un numero di iscritte alle facoltà scientifiche pari al 60% almeno in Italia, neanche il 7% raggiunge le posizioni apicali. L'appuntamento sarà alle ore 16 sulla pagina Facebook del Liceo Manzoni. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta in campionato al Marassi di Genova, il Napoli proverà a staccare il pass per la finale di Coppa Italia nel match di mercoledì sera al Gevis contro l'Atalanta, in programma alle ore 20:45. Il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con l'emergenza in difesa, vista l'assenza di Koulibaly per Covid e di Manolas alle prese con un fastidio muscolare. Problemi anche dall'altra parte per Gasperini, che oltre al difensore Cristian Romero squalificato ha il dubbio Mele, e sicuramente non ci sarà l'altro esterno Hans Hatebur, dunque non è da escludere un passaggio alla difesa a 4. Intanto, con un occhio al futuro, la panchina di Gattuso continua a traballare, si susseguono le voci di Mazzarri come traghettatore fino al termine della stagione o un altro ritorno, quello di Rafa Benitez. Chi sicuramente lascerà l'ombra del Vesuvio è il 6 di Zai, il suo procuratore non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni, ha detto il discorso è chiuso, sappiamo che dall'anno prossimo andremo altrove, l'intenzione del Napoli è quella di guardare in altre direzioni, stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che comunque Isai farà il suo dovere fino alla scadenza del contratto. Anche altri giocatori, ha concluso il procuratore, vogliono degli ingaggi importanti, ma in più hai l'incognita che non sai se può far meglio del mio assistito. Sconfitta pesante per la casertana, travolta a Terni contro la capolista ternana nel posticipo di Serie C. Dopo una mezz'ora ben giocata i falchetti sono crollati abbassando i ritmi e, complici due errori della difesa, sono arrivati le reti di Furlan e Partipilo. Allo scadere della prima frazione di gioco è arrivato il gol del 2-1 di Konaté, ma nella ripresa la musica non è affatto cambiata. La ternana ha sfoderato cinismo e precisione, chiudendo la partita prima con Partipilo, poi Rajicevic e infine l'ultimo gol di Peralta. Al fischio finale, consueta conferenza stampa del tecnico Federico Guidi, lo andiamo ad ascoltare. Sì, peccato, perché la squadra aveva approcciato bene la partita, secondo me era immeritatamente in svantaggio al termine del primo tempo, ma purtroppo il calcio è questo: quando affronti degli avversari con di questa caratura, con queste abilità che al primo tiro, ai primi due tiri ti fanno gol, chiaramente sappiamo che gli errori devono essere pari a zero. Però la squadra aveva giocato bene, e la cosa che non mi è piaciuta è stato gli ultimi 20 minuti, perché la squadra, una volta preso il quarto gol, con il corpo parlava in maniera negativa, qualcuno aveva smesso di giocare, e questa è la cosa che non va bene, perché le partite e le sconfitte vanno sapute accettare, vanno portate fino in fondo. È troppo facile essere forti quando le cose vanno bene, e questa è una squadra che aveva sempre manifestato spirito di reazione, aveva reagito a tutte le difficoltà, e oggi invece a un certo punto qualcuno ha smesso di giocare. Questa è la cosa che mi ha fatto più innervosire, e che sul quale sarà motivo sicuramente di confronto con i ragazzi, perché non è tanto la sconfitta con la Ternana, che questa ci può stare, anzi c'è da fargli solamente dei grandi complimenti per il campionato che stanno facendo e per come lo stanno interpretando, e noi dobbiamo ripartire da quel primo tempo, e però nei momenti negativi dobbiamo saper reagire in maniera positiva e continuare a giocare accettando anche un risultato negativo. Sì, peccato, perché insomma venire a Terni e cercare di imporre, e ci eravamo riusciti, anche il proprio gioco, mettendo anche sulla difensiva la Ternana, questo
spiega notevolmente l'approccio e il gioco che stavano esprimendo i ragazzi, e questo c'è da fargli dei grandi applausi. Poi le abilità di Partipilo, Furlan, del tiro di Falletti chiaramente poi hanno fatto la differenza, però il primo tempo era stato buono, era stato ottimo, eravamo pericolosi, anzi forse. Anzi, senza forse, perché vedendo i dati nel primo tempo avevamo tirato molto più in porta noi rispetto a loro. Loro negli unici due tiri in porta ci hanno fatto due gol, ma questa è la grande squadra. Però noi dovevamo continuare per tutto anche il secondo tempo, accettando la sconfitta, accettando il passivo, continuando a fare quello che siamo costruiti a fare, che ci stava dando delle grandi soddisfazioni, che ci sta dando delle grandi soddisfazioni. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di giornata.